La differenza è stata soprattutto questa: il Giulianova ha avuto delle occasioni, le ha sfruttate, voi no. Hai fatto un'analisi giustissima, noi penso che abbiamo avuto molte più occasioni rispetto a Giulianova e non le abbiamo concretizzate, anche bisogna dire la bravura del portiere del Giulianova che ha fatto due interventi miracolosi, però loro hanno capitalizzato le due o tre occasioni che hanno avuto, noi non siamo stati concreti. Non diciamo concreti perché poi c'è stata anche quella cattiveria di fare gol, solo che c'è stata l'occasione di Pellecchia, di Cerone, oltre i due tiri che abbiamo fatto, purtroppo la palla se non la butti dentro poi stai a recriminare una prestazione secondo me buona, perché la squadra è entrata col piglio giusto, con la giusta concentrazione. Solo che il Giulianova ha capitalizzato al meglio e usciamo dal Fadini con questa sconfitta che effettivamente non meritavamo più di tanto. Come mai Cerone e Menna in panchina dall'inizio? Ma Menna aveva un problema che deve risolvere ancora con l'operazione che ha fatto quest'estate, non l'ho voluto rischiare. Cerone aveva fatto due partite in una settimana. Ho cercato così di preservarli e poi di impiegarli il secondo tempo, alzando un po' il livello di qualità con l'ingresso anche di Bisegna e di Cerone. Tre sconfitte nelle prime quattro giornate di campionato. Federico Giampaolo, è preoccupato almeno dei numeri di questa primissima parte di campionato? No, non sono preoccupato perché la squadra gioca, la squadra riesce a esprimere un buon calcio e secondo me se giochiamo a questi livelli poi arriveranno i risultati. A livello di gol effettivamente noi l'anno scorso eravamo abituati a prendere meno gol, adesso abbiamo preso diversi gol, sicuramente dobbiamo migliorare nella fase difensiva, però io penso che la strada da seguire sia questa, perché la squadra gioca, crea, dobbiamo solo essere più cinici in fase offensiva. Un bel derby quello di oggi al Fadini, vibrante, emozionante, tante occasioni da rete. Stallone, possiamo dire che la differenza è stata anche quella della concretezza. Voi avete messo il pallone in rete, i giocatori dell'Avezzano no. Sì, diciamo che, ripeto, non lo scopro io, noi abbiamo incontrato l'Avezzano che credo che sia una delle migliori squadre del campionato. Io reputo tra le prime tre in assoluto. Anche oggi ha dimostrato tutto il suo valore, tutto il suo potenziale offensivo, quindi ci ha messo in difficoltà, abbiamo avuto un momento, 10 minuti del primo tempo, che siamo in difficoltà, lì l'hanno provate tutte. Fortunatamente la mia difesa ha retto, perché è una difesa molto tosta, ma come difesa intendo l'atteggiamento di tutta la squadra, perché tutta la squadra si sacrifica. Poi, come hai detto tu, questa squadra c'ha un grande cuore, lo dimostra, e forse ha fatto la differenza in quello che poteva essere invece un equilibrio di reciproche occasioni. Il gol di Torelli al 14° della ripresa è stato decisivo, perché in quei minuti l'Avezzano stava attaccando con una certa continuità. Sì, diciamo che noi momenti più difficili abbiamo avuti, 10 minuti del primo tempo a cavallo della mezz'ora, e poi come hai detto tu, dopo i primi 5-10 minuti iniziali sembrati un attimo in difficoltà sugli esterni, loro avevano messo tutta la forza possibile, abbiamo fatto qualche accorgimento, è andata bene, a volte voglio dire quando un allenatore così fa qualche cambiamento e gli fa bene, viene da sorridere, spero che sia un sorriso che mi rimanga per tutto il campionato. Il resto lo hanno fatto i tifosi del Giulianova, è inutile negare che a fine stagione il Fadini potrà portare qualche punto in più di quelli che poi sul campo la squadra riuscirà a conquistare. Io l'ho sempre detto, il Fadini per noi è un valore aggiunto, ho sempre detto che il nostro 12° uomo in campo non sono frasi fatte, sono frasi vere, sono cose che solo chi sta in campo può avvertire. Io vi dico che stando lì arriva calore, arriva energia, ti viene spontaneo fare il passo in più, la corsa in più, l'ardore in più, il cuore in più, la tensione in più. Credo che i ragazzi abbiano giocato ancora per il popolo giuliese e io ringrazio il popolo giuliese per quello che ci sta dando.